Dobbiamo sentire cos'è questa roba qua. Se no, in un qualche modo entriamo, anche a costo di far casino. Qualcosa da spedire, sì, noi. Delivery not guaranteed. Ah. Aspetta. Che lettera era? Non mi ricordo. Gomwick. That's a real shame. Fine courier he was. Stumped how I'll replace him. Most want to get into the city these days, not leave it. We've had to cut our courier services completely. I'll tell you, it's left me in a right pickle. I've sent what I can by pigeon, but now something's attacking them. Dobbiamo cercare delle lettere. Postmaster Danzo, it'll be easy. Nobody mentions having to spend your evenings hunting for pigeon carcasses, do they? You sense there's more to his anxiety than a few missing letters. Well, one of the missing letters is my own correspondence. A personal matter, nothing serious. But you can understand if people think I can't even deliver my own letters, I'd be finished. Oh, vabbè. Ormai siamo uomini di mondo e quindi adesso un po' i furbi lo facciamo nei limiti del possibile. Proviamo a vedere. I suppose there's no harm in you taking a look. Here's something to get you started. Quanto? Bring me the letter, unopened, and you'll get the rest. 300. Cioè, questo ci fa impazzire per 300 monete. Però un attimo a parlarci nuovo. Quindi niente, comunque non possiamo entrare. E dove dovremmo trovare sta roba qua? Reclami. Non aperto. Viene a prenderlo questo. You were seen stealing. Niente. Resolving the. Proviamo a farglielo fare a Starion, però non so, lui sta guardando di qua, quindi non sono molto convinto che si possa. Infatti. Perché te ne va in giro il suo piatto? Qua si può aprire. Cioè, però possiamo darcela in giro.
Ma comunque stava cercando di spiegare qualcosa sto piccioni, basta, abbiamo chiuso la discussione, ma che cavolata è? Graffio. Zaino vuoto. Non lo so. Qualche indizio, dico. Pigeons are very sensitive. They can't fly straight if they're disturbed. Proviamo a parlare con quello. Wits and blades, always sharp. What to do? Che abbiamo rinunciato al parlare con gli animali. Vediamo quante sono. Vabbè. Vediamo se ci è utile. Oh. Something's on my mind. I've no need of a wing man. Commander Lightfeather will give you your briefing. Niente. Name and rank. Quickly now! There's a war on! The absolute poppycock! Enemy propaganda designed to confuse simple minds! Not your fault you fell for it. You need a strong leader like myself to see the wood under the trees. I am Commander Lightfeather, leader of the finest aerial communication regiment this side of the Trion. Okay, chi uccide gli uccelli? It's a purpose, groundwalker. I don't have all day. Letters? Ah! You mean the top secret communiques attached by the tall one? Mm-hmm. If they didn't arrive, no doubt they were attached to one of our recent casualties. Intelligence is in short supply, but we know our enemies flanked us on the west side, not one rooftop away. They're avoiding the whole area. I won't lose lato one ovest to the blighter. If you pass that way, beware the sign of the featherless wings. From that rooftop, none return. Parla del tempio, abbiamo visto che c'era sopra qualcosa, Be groundwalker. I've reports to prepare. Dal campanile abbiamo visto. You'll want to watch out for the enemy's observation post, of course. Tallest point around these parts. Che c'era del sangue sul tetto, no? Racket, but it's fallen silent. No doubt our enemy has claimed the territory. A little wet under the wing for our unit. The commander will soon straighten you out. Light on my feet. Come facciamo ad andare sul tetto, però?
Gortash is being named Archduke. Time to pay one to book a visit. Roccia del dragone. When will I... Woof! A charming effort, but you can't fool me. You're not a dog. So what the hell are you doing in my kennels? Per esempio, se noi non avessimo letto, tornando al discorso del come deve essere strutturato un dialogo negli RPG, se noi non avessimo mai letto sopra il documento, in teoria non ci dovrebbe essere questa risposta, no? Però dubito che serve da fare la prova, non leggere sopra e venire qua, comunque non leggere niente e venire qua. Found him, did you? I can't say I'm surprised. Gonwick never kept him on a tight leash. Bring him here, and I'll give him a once over for you. Check him for worms and so on. Oh, yes, please, I'd love to see him. He's a good dog. We'd both love to see him again. Vediamo. Scratch! Oh, it's good to see you, boy! Shut up, Dringo, and get back to work. And you've been slacking as well, Scratch, my boy. This dog is property of Sword Coast Couriers. I'll take him off your hands now. I can do whatever I please. He's my dog. Now get out. This is a private yard. Immaginavo. I'm not surprised. Gonwick always indulged him. And he's got a spark in his eye I don't like. Looks lively. Take the useless mutt if you're so inclined. I'll have nothing more to do with him. It's not just Scratch. She's always hurting the dogs. Shut your mouth, Dringo. Last warning. Guarda che siamo più bravi in ingannare. 20. You think you can do a better job without me? Be my guest. They're a useless bunch of mongrels. You're welcome to them. You got rid of her. I'll do a better job looking after these dogs than she ever did. I promise. Okay. Thank you for making Mistress go away. She was horrid. Apri anche questa. Apri anche questa, voglio parlare col cane. No. Vabbè, non apriamo lì, se no esce il cane. Allora, io stavo dicendo che secondo me c'è qualcosa qui sopra. Ecco, le mani aperte. Ma... cioè, noi siamo già andati sul campanile, ma... poi come facciamo a scendere più in basso? Con la pozione? A parte che... vabbè, dobbiamo vendere le cose che abbiamo per scaricarmi un attimo. Ma perché c'hanno questa aurea verde? L'attacco di opportunità. Boh, proviamo a dare un'occhiata lo stesso, ma...
lana ossidata. Ok. Adesso che siamo qua in cima. Qua. Meno 21 punti ferita. Se no io non saprei da dove salire, eh. Facendo un giro di qua, no? Ma è troppo alto per lui comunque. Vabbè. Fa niente. Vai. Eccola lì la lettera. Trissom seems nervous, but you can't quite tell why. Please, I don't dirty my paws for anything less than pheasant. Now, if you'll excuse me, I'm busy lavorating in solitude. You'd be able to lay so much as a finger on me. Still, I've no desire to watch you flail about in the attempt. I ate the pigeons. Are you satisfied? I prevaricated before. Pigeon is my second most favorite meat. Importance is relative. A letter may be important to one, a growling belly may be more important to another. But let's not get bogged down in semantics. I believe you were just leaving, weren't you? Ta! Another aviary, you say? Well, that does sound quite interesting. The brood here is getting a little thin. Perhaps while I'm seeking out this new feast hall, I'll pay a few visits around town. I might have sussed some interesting items I'd rather like to get my paws upon. If I find anything interesting, I might even be willing to barter. Might. Lo scambio. Ce la ritroviamo? Perché continua a chiamare Tressing che non c'è più? Entreremo insieme, sappiamo già chi sono. Fai andare qua. Mi pare che non ci sembra che ci sia nulla.
Si poteva forse salire, boh. Cioè, non con il bardo però. Sicuramente troppo in alto anche qua. Ah no, ok, adesso no. Ma però una cosa che non è alto. Spazio non sufficiente. Ma vabbè. Perdi anche questi punti ferita, che ti devo dire. Ma questo che posto è? Non riesco a ricordarmi che posto sia. Già che c'è questa inquadratura di sto cavolo. Ah sì, ok, giù sotto, sì. Ok, siete capaci di venire giù? Vediamo. O impazzite? Perché è troppo difficile per voi, vediamo. No, sembra che stiano scendendo. Solo per i tuoi occhi. Io sarei curioso di leggerla. Ok, qua ci sono tutti. Il salvataggio l'abbiamo fatto. E rifacciamolo e proviamo a leggerlo. Apri. Vabbè, apri. Questo lo fanno da sempre, ragazzi, eh? Il mondo dei buoni di oggi. Ah, ma questo è quello di sopra. Facciamo una cosa diversa. Avrei dovuto leggerlo là. Cioè, fare la prova là. Save scumming. Save scumming. La manetta. Vabbè. Dai, usciamo. Anzi, andiamo un attimo qua a vendere. Però vabbè, a parte adesso aver fatto questo, a parte che c'è questa zona qua, sembra che l'unica cosa che dobbiamo fare è entrare. Speravo che i corrieri servissero qualcosa, ma non è così. Back again. Want a dagger or a bow? Oh, yay! Allora. Bello che bisogna cliccare su ognuno, eh. Vabbè. Allora, c'è un salvataggio normale qua. Proviamo a parlarci. No, ma un autosorting invece deve star qua ogni volta. Anche quello no. Vabbè, non è che ci siamo alleggeriti di tanto, eh. Allora,
apriamolo. Questo mi interessa di più. Adesso vediamo come reagisce, cosa succede. And suppose you've stumbled across those letters yet? You read it? Technically, that's interfering with someone else's property. I should report you to the nearest manip. Tell you what, give it here and we'll say no more about it. I'll give you a nice little bonus as well, a finder's fee. What do you say? Vediamo. Fine. Approvano. Forget you saw anything. This never happened. Cioè, cosa abbiamo guadagnato? Non ho capito. Cosa abbiamo guadagnato? Abbiamo persuaso. Non ci ha dato un cavolo. Vediamo un attimo le monete. Pare che anche il report delle cose sappiamo che è un po' così. Allora, le lettere sono ancora chiuse. 1300, quindi non è cambiato un cavolo neanche lì. Proviamo a parlarci un attimo così. Suppose you've stumbled across those letters yet? Incredibile. Vediamo un attimo. Yes, Fod. Still, you've no idea. Ma cioè, è un bug. Si sono dimenticati. Cioè, cosa vuol dire? Non ci dà nessun premio. Cosa è servita sta roba? Qui non c'è niente. Anche perché abbiamo parlato con lui, quindi non c'è un cavolo. Cioè, è assurdo sta cosa. Mi viene da non consegnarla e aspettare eventuali patch. Perché non ha senso. Non ha senso. Non cambia assolutamente nulla e non ci dà nulla. Ci ha dato solo quei soldi là all'inizio, 300 monete, quel cavolo che era. E basta. Au. Truffatori. Persuasione, no, qua siamo già la persuasione, vabbè. Lei è quasi cotta. Lui è boh, neutrale. Io mi sa che faccio un controllo perché boh, mi lascia veramente perplesso questa cosa. Allora, ho controllato. Hanno parlato di bug anche altri. Alcuni dicevano che non, che si auto, come dire, ha diversi problemi. Alcuni, non avendo trovato la prima lettera,
hanno avuto problemi. Altri invece sembrava che la quest si risolvesse da sola senza nemmeno parlare con lui. Ma diversi hanno detto appunto che parlando con lui non c'è modo di ottenere altro pagamento che non quello iniziale. Uno addirittura mi sembra che abbia detto che ha provato a rubargli e aveva solo 8 monete. Quindi, come a dire, ci ha pagato praticamente tutto la prima volta, no? Boh. Io sono un po' perplesso. Sono un po' perplesso, non vorrei magari... Sarebbe quasi quasi aspettare... Ma sto Arthur, dove cavolo è? Non riesco a capire. Questa missione qua dov'è? Cioè, sembra già finita anche questa, a dire la verità. Boh. Concludiamola. Almeno ci prendiamo l'approvazione, anche se non mi sembra che cambi molto. Infatti non risulta conclusa. Non lo so. Sto Arthur io non saprei dove trovarlo. Lo vado a vedere anche per questa roba qua. Perché anche Arthur è una cosa in sospesa, no? Cioè questa è la casa sua, ma noi avendo... Il problema è questo, che noi avendo, come dire... Avendolo convinto a lasciare qua i tizi... Lui non c'è. Perlomeno abbiamo già guardato, non c'è qua. Ma poi no, non avevamo trovato una specie di lascia passare, qualcosa del genere, non firmato, no? Non avevamo trovato una cosa del genere, qui non c'è. Come si chiama quell'affare là? Era un lascia passare, no? Cos'è che era? Non vorrei averlo lasciato giù al... Vediamo qua cosa c'è. Ma un search qua magari no, eh? È vero che nel passato di tempo, ma non hanno migliorato certe cose. E non si può dire che appunto devi dare 10 a un gioco che comunque ha questi problemi. Non si, cioè, è epico, è lungo, è tutto quello che vuoi tu, ma ci sono comunque dei problemi di interfaccia e alcuni baghettini che nonostante 1000 lettere...
Vai a cercarlo te. Può essere che io l'ho lasciato giù qua perché liberandomene, no? Allora, non era un libro di sicuro, non è questo, non è questo. Non è questo. Lettera profumata, lettera delicata. Boh. Qui non si vede. È che non mi ricordo nemmeno come si chiamava. Era qualcosa tipo lascia passare non firmato. Ecco qua, salvacondotto non firmato. Ok, e ci serve qualcosa o no? Quando avevo parlato con la guardia non mi sembrava che servisse a qualcosa. Vado a vedere per Arthur un secondo, dai. Sapete dov'è? È appena dopo il ponte. Ecco perché non l'abbiamo trovato in città. Ma che rottura. Ce la fate a uscire? Vediamo se siete bravi abbastanza. Dai, dai, dai. Dai, dai. Vai, vai. Guarda. Bravi, bravi. Questa volta ce l'avete fatta. E anche lui non l'abbiamo per ora perso per strada. Niente, io direi che qua abbiamo visto tutto. Abbiamo consegnato... abbiamo consegnato ste lettere. Perdendo, boh, punti, evidentemente. Riproviamo a parlarci un attimo con questo.